Salve Salvino ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Karachi e questo è un nuovo capitolo della nostra campagnetta in Civilization 5 dove io utilizzo l'impero tedesco e nulla, quello che dobbiamo fare oggi è continuare a spaccare il culo a tutti quelli che ci vogliono male. In verità no, perché sono abbastanza pacifico in questa nostra campagnetta e sto cercando di... E oltre a pompare la ricerca, anche se non in maniera così tanto eclatante, sto cercando di costruire, abbiamo visto nel capitolo scorso, la fiera, un attimino che la faccio vedere bene, la fiera mondiale, che è questa qui, fiera mondiale che abbiamo sbloccato attraverso il congresso mondiale che è stata proposta, eccola qua, progetti in corso, fiera mondiale che è stata appunto votata nel primo congresso mondiale che c'è stato qualche turno fa. E io attualmente per la costruzione della fiera mondiale ho dato un contributo di zero, nulla, non ho ancora contribuito. La fiera mondiale è completa al 25% e quindi adesso sto cominciando un po' ad intervenire pure io per cercare di accappararmi un po' di qualche bonus finale, perché ovviamente vi ho già detto nel capitolo scorso che quelli che più maggiormente contribuiscono alla costruzione della fiera mondiale avranno dei bonus finali una volta completata appunto la fiera mondiale. Basta, non c'è null'altro da dire. La offerta non sarà qua, tutti quanti mi chiedono le gemme, io gliele do sempre perché tanto sono abbastanza gentile. La felicità è sempre abbastanza bassa e tuttavia do lo stesso le gemme. La felicità è molto bassa a causa della popolazione, infatti ho meno 58 di 58 punti di felicità, 44 dei quali dovuti alla popolazione troppo alta. Potrei tecnicamente bloccare la crescita delle mie città cliccando su qua, vedete, evita la crescita su tutte quante le città, però non lo faccio perché sono figo e non voglio bloccare la crescita delle mie città. E passiamo il turno, adesso in questi turni non c'è moltissimissimissimo da fare e quindi... cosa sono queste cose qua? Ah, i campi. E quindi nulla, continuiamo a passare il turno. A parte che qua c'ho i lavoratori che continuano a costruirmi campi, che mi fa aumentare la popolazione, e la popolazione più alta mi fa abbassare la felicità. Per quanto riguarda la ricerca, sto attualmente ricercando l'architettura che... un attimino... dov'è? Eccola qui. L'architettura che mi sblocca il Taj Mahal, che è una meraviglia, che mi aumenterebbe un pochino la felicità e anche un po' la cultura, e anche la torre di porcellana, però quello che vorrei fare è il Taj Mahal, e anche l'Ermitage, e anche... beh, insomma, mi sblocco un casino di cose sta ricerca qui. Scegli la produzione, teatro dell'opera, no, o potrei mettere qua, anche qui, a costruirmi la fiera mondiale. Io infatti attualmente ho dato un contributo di 87 punti produzione, e il progetto è completo al 33%. Tuttavia, a Monaco non so se dare contribuire con la fiera mondiale. Però, un attimino che vedo le... sì, perché praticamente, vi spiego. Berlino è la città con più punti produzione. Poi c'è Monaco che, sebbene sia la mia terza città, ha ben 32 punti produzione. Quindi potrebbero essere buoni per... e produrre appunto la fiera mondiale. Quindi metto in produzione la fiera mondiale e qui posso acquistare nulla, quindi non acquisto nulla. Vabbè, ovvio. Cos'è sta cosa qui? La tua spia ha scoperto, sta segretamente complottando contro Genghis Khan. Praticamente la mia spia, che è questa qui, che si trova a Venezia, ha scoperto che i veneziani stanno complottando contro i mongoli, e la cosa mi fa anche abbastanza piacere. Passiamo il turno e vediamo le proposte. Un attimo che qua mi si è spostata la visuale. Oh, accordo di ricerca. Tutti quanti mi chiedono l'accordo di ricerca. Sarà per questo che non ci ho mai soldi. Tutti quanti mi vogliono fare... ma no, ok, accetto tutto. E tutti quanti vogliono fare le ricerche con me. Volevo vedere le prossime proposte del congresso mondiale. Embargo alla Mongolia, e la cosa mi farebbe anche piacere. E scienziati ospiti. Gli scienziati ospiti, le civiltà ricercano il 20% più velocemente una tecnologia che è già stata scoperta da almeno un'altra civiltà. E questo non so se è un bene o un male.
Perché se tipo io fossi il più figo per quanto riguarda la tecnologia sarebbe un male, se io fossi il meno figo sarebbe un bene. Tuttavia non so se c'è una lista di come siamo messi per quanto riguarda le ricerche, non lo so se c'è da qualche parte, certo, non lo so, vediamo qua. Panoramica, albero tecnologico, vabbè, non lo so. E non so dire come sono messe le altre fazioni, le altre civiltà, per cui non, alla fine mi sarebbe anche comodo, però tutto sommato. Scegli la produzione. Il Taj Mahal, non c'ho per caso un grande ingegnere in giro, non c'ho grandi ingegneri. Taj Mahal, metto a produzione il Taj Mahal. Metto in produzione il Taj Mahal perché come detto, un attimino, eccolo qui. Taj Mahal, perché come detto è una meraviglia che mi aumenta di 4 punti la felicità e questo potrebbe essermi abbastanza utile. E ad Amburgo ho già concentrato tutto sulla produzione, quindi più di così non posso fare e basta. A dire il vero, a un certo punto è anche sbagliato tenere sempre tutto quanto pompato sulla produzione, però va bene, lasciamo così. Ok, basta, passiamo il turno. Benissimo. E nulla, più che altro sono un po' preoccupato per la fiera mondiale, perché vorrei riuscire ad avere, se diventassi primo, quello che ha speso più punti produzione per la sua costruzione, sarei anche abbastanza felice. Se no, no. E qua stanno arrivando un po' di messaggi. E Enrico Dandolo ha dichiarato guerra a Gengis Khan, quindi i veneziani. Oh, cosa vuoi? Sì, lavoriamo insieme. Ok. Quindi veneziani e mongoli sono in guerra, e anche mongoli e cose, gli svedesi, e va bene. E la spia ha raccolto informazioni sufficienti a Palenque per rubare una tecnologia maya, perché io ho mandato una spia qua a Palenque, vediamola qui, eccola qua, e questa è la mia spia che è a Palenque, e ha rubato una tecnologia, una spia che ormai è di terzo livello. Un attimo, mi sistemo il microfono che mi sta cadendo. E nulla, vediamo che tecnologie posso scegliere. No, volevo vedere che tecnologie posso scegliere. Ok, lo faccio dopo. Qua cos'è? Colonia, mettiamo in produzione. Qualcosa per la felicità non c'è? Felicità? Un bicchiere di vino con un panino? Torre di porcellana. Sì, però torre di porcellana farla a colonia non mi garba. Il giardino, assolutamente. Ruba tecnologia. La bussola o l'acciaio? Vediamo quella che mi costa di più. Non c'è scritto. Allora qua 284 punti ricerca e questa 359. Quindi faccio l'acciaio, che è quella che ha più punti ricerca. Perfetto. Perfetto. Cosa posso fare? Passare il turno. Passiamo il turno, insomma, c'è nulla da fare. Qua è venuto fuori. Ok, non mi rompere le palle. Qua è venuto fuori un altro accampamento barbarico. E va bene, tanto ormai i barbari sono abbastanza delle cacchettine. Io ho 649. Il mio punteggio è di 649 punti, ovviamente. E sono il primo attualmente, sì, il secondo è Casimiro se non erro. Ho un punteggio così alto dovuto principalmente al dovuto principalmente, credo, assolutamente alle meraviglie, e 144 per la tecnologia. Vediamo chi è che ha più punti tecnologia. Io ho 144, Pakal ne ha 148, Casimiro ne ha 148. E un altro abbastanza figo, Gengis Khan, ne ha 148. Porca, tutti quanti 148. Sì, sostanzialmente quello che vedo è che i Maya, Casimiro e Enrico Dandolo è quello che ha più tecnologia di tutti attualmente. Non di tantissimo, però insomma è notevole. E nulla, sono uno tra i più pippa per quanto riguarda la tecnologia, a quanto pare. No, pensavo di essere, sono a metà classifica più o meno. Passiamo il turno, bene. Teoria scientifica. Visti i nostri ottimi rapporti, non ho potuto fare meno di notare che hai stretto amicizia con la Polinesia. Ha fatto anche io lo stesso, va bene, sono contento. Teoria scientifica. Ok, che palle, basta, non mi interessa. Teoria scientifica, così dopo produco le scuole pubbliche per avere un po' più di ricerca. E dopo mi dà anche, vediamo,
La resa di scienza d'accademia è aumentata di 2, va bene. La resa di produzione della segheria è aumentata di 1, va benissimo. Ok, sto ancora passando il turno. Bello bello. Ancora, ma basta. Oh, è finito, ti do anche i soldi, ti lamenti. Siamo al turno 170, 1730 dopo Cristo. E io sto ancora con i guerrieri con la spadina. Ah no, li posso far evolvere, vediamo. Evolvono in... Ok, guerrieri con spadina più cazzuti, ma va bene. Bene così, non c'è problema. Anche i miei balestrieri li posso far evolvere. No, la mia artiglieria no. Sì, alla fine l'esercito non lo sto usando, quindi non è che mi interessa tantissimo farlo evolvere. Vediamo come sono messo per quanto riguarda la fiera mondiale. Dov'è? È quella qui. Ho speso 405 punti ricerca, quindi ricevo sicuramente il secondo premio, che per raggiungere il secondo premio bisogna spendere minimo 234 punti ricerca, infatti c'è scritto lì in basso, se lo vedete, se non lo vedete va bene lo stesso, e devo riuscire a raggiungere anche il primo premio, che sarebbe carino. Torna, perfetto. Prossimo turno. Sono sicuro che succederanno tantissime altre novità. Tante. E l'unica cosa che mi rompe è un po' la felicità, che è veramente molto bassa. E un'altra cosa interessante, interessantosa, potrebbe essere quella di reclutare un altro cammello per cominciare a fare un altro. Ok, accetto. No, indietro. Cazzo ho fatto, no? Ho cliccato qualcosa di sbagliato. E qualche altro cammello per aprire qualche altra rotta commerciale. Il fatto è che non ho tantissime città vicine con cui commerciare. Posso o commerciare fra le mie città, però non è che mi fa guadagnare tantissimo, oppure cercare di commerciare con qualche città di qualche altra civiltà lì vicino. In alternativa potrei tipo fondare una città qui vicino e commerciare con, non so, Cecenizza, boh, vediamo. Un'unità attende ordini. Tu ti puoi evolvere, allora evolviti. Tu, anche tu ti puoi evolvere, vediamo cosa diventa. Maro, cos'è? Mitragliatrice Gatling tedesca, matto. Ok, tu non ti puoi evolvere. E dicevo che volevo acquistare... un cammello. No, non è sufficiente oro per acquistare un cammello. Ah sì, perché li ho spesi tutti quanti per fare le mitragliatrici. Vabbè, non importa. Unità attende ordini. Tu stai fermo e passiamo il turno. Non possiamo fare moltissime cose in questi turni qua, perché ho praticamente due città su quattro intente a costruire la fiera mondiale, che quindi non possono fare null'altro. E nulla, qua invece sto facendo il Taj Mahal. Se riuscissi a prendere dentro il Taj Mahal sarebbe veramente un'epica figata, perché mi aumenta un pochino la felicità, che è una cosa che mi piacerebbe. Tu stai qui e nulla, io quasi quasi prendo questi e vado a fare il culetto ai barbari che sono qui. Mi piacerebbe tipo fondare un'altra città da queste parti qui, però qui ci sono tutte quante risorse che sono già nella mia... A parte le banane, forse. Le banane non sono nella mia rete commerciale. E no, sono già nella mia rete commerciale. Non so se sono nella mia rete commerciale. Però non so neanche se le banane sono una risorsa di lusso, perché l'importante è riuscire a... E fare entrare nella propria rete commerciale più risorse di lusso possibili, in modo da tenere sotto controllo appunto la felicità. E cos'è sta cosa qui? Ok, rovine. E nulla, se riuscissi tipo a fondare una città da qualche parte dove c'è qualche bella risorsa da prendersi sarebbe figo. Tipo, qua ci sono i cervi, però non so. Ah, qua però è bello, ci sono le perle. C'è il ferro, i cervi, e le pecore e un po' di... Sì, però non c'è moltissimo. Fondare una città lì mi darebbe sicuramente le perle, che mi danno anche un po' di oro. E se cominciassi a esplorare un po' di più sarebbe meglio.
E nulla, perché il problema è che più città si fondano e più aumenta l'infelicità pubblica, e quindi bisogna fondarle assolutamente nel punto giusto. Per ora quindi continuiamo a passare il turno e cioè, boh, a un certo punto quasi quasi non fondo neanche più nulla, perché non vorrei che mi si abbassasse troppo l'infelicità, mi si abbassasse troppo la felicità pubblica dopo venissero fuori epici casini, e vediamo un pochino di sistemarla con qualche edificio. Scegli la produzione? Scegliamo di produzione. Ah, posso fare le fabbriche. Le fabbriche che mi danno ancora più produzione. Oppure posso fare l'università. Faccio prima l'università, poi faccio le fabbriche e poi sono un figo. Perfetto, perfetto. Non c'è null'altro che mi convince. Ah, la torre di porcellana. No, la torre di porcellana qui non la faccio. Faccio l'università. E passo turno? Passo turno. Perfetto, perfetto ragazzi. Sta venendo fuori un'epica campagnona. Un'epica campagnona, veramente. Che palle questi austriaci. Diritto di passaggio, va bene. Te lo concedo, solo perché sono buono. E basta. Pensavo quasi quasi di far navigare di scoprire la rotondità della Terra. Tipo, faccio navigare, dov'è? La mia navetta tutta da una parte per poi sbucare dalla parte grande opposta. Progresso. Teoria scientifica. Bene, bene, bene. Qua. Ah, tu hai finito di commerciare, quindi continua a commerciare con Palenque, che è quella. No, oppure commercia con Palenque, sì. Scegli la ricerca. Cosa possiamo andare a ricercare di... Ah, vado verso l'archeologia. In modo che posso cominciare a scoprire i siti archeologici. E successivamente, se li scopro, dovrei aumentare, se non erro, ho la possibilità almeno di aumentare il turismo qui. Invece, per quanto riguarda la fiera mondiale, tanto passiamo il turno così non ci pensiamo più. E per quanto... ma non riesco a cliccare. Per quanto riguarda la fiera mondiale, siamo all'88%. Io ho fornito 734 punti produzione e non c'è scritto da qualche parte i punti produzione totali. No, non c'è scritto, non mi sembra di leggerlo. Siamo anzi al 91%, quindi credo che fra pochi, ok, certo, fra pochi turni o al prossimo turno direttamente dovremmo avere finito la fiera mondiale, quindi vediamo chi sarà il vincitore di questa. Ok, popoli che adorano le cose luccicose. Io sono... vabbè, tanto questo non mi interessa. Bene, anzi, molto bene. Adotto una politica! E più un oro per ogni edificio scientifico. I grandi scienziati sono generati il 25% più velocemente. E, oppure, se ci fosse qualcosa per la felicità, mi sarebbe anche abbastanza utile. Non c'è nulla per la felicità. Ah, il 50% della felicità in eccesso? No, non mi interessa. E nulla. E quasi quasi completo. Completo tutto quanto il razionalismo. Quindi. Ah, posso rubare una tecnologia. Bene, bene, bene. Anzi, molto bene. L'unica tecnologia che posso rubare è la bussola, quindi rubo la bussola. Provo. Ok, rubato la bussola. Unità attende ordini. Chi sei? Monaco. Ok, commercia. Cos'è sta cosa qui? Ah, il Taj Mahal, questo qua. Turno successivo, turno successivo. Qua intanto, ok. Ah, qua mi sa che hanno scoperto che gli avevo mandato di una spia, ma gli dico che non prometto più. Io gli dico che prometto di non spiarlo più e poi lascio io la spia, che se ne frega. I Maya hanno denunciato gli Zulu. Perfetto, perfetto. Le denunce pubbliche sono utili tipo per cercare di rendere tutti quanti nemici di una particolare civiltà. Però spero che nessuno mi denunci. Così che fui denunciato dai Maya. Perfetto. Ok, Enrico Dandolo ha costruito il Forte Rosso, che è una meraviglia. Ah, ruba tecnologia. Vediamo cosa posso rubare. E le mie spie sono veramente epiche. Epiche! Rubo astronomia, perché è quella che mi serve per arrivare piano piano all'archeologia. Quindi chiudi, continua.
E vediamo come sono messe le mie spie. Ah, livello 3 e livello 2. Ah. Prossimo turno. Adesso vado avanti altri 5 minutini e poi direi che possiamo concludere qui anche questo capitoluzzo. E poi probabilmente il prossimo capitolo che faccio credo che sarà l'ultimo, perché ormai questa campagna è abbastanza andata avanti. Oh cacchio, mi hanno scoperto anche loro. Prometto di non spiarti più. E invece ti spierò ancora. Ancora e ancora. Qua sono arrivato per distruggere un accampamento barbarico. Per ora che sono arrivato. Ah! Fiera mondiale è completata. Io sono quello che ha speso più punti produzione per la costruzione della fiera mondiale. E quindi ho speso 909 punti produzione, mentre il secondo Gengis Khan ne ha speso quasi 500. E quindi ricevo tre bonus. Il primo, che è solo per me, e la cultura aumenta del 100% per 20 turni, e questo mi è utile. Il secondo, che è per me, Gengis Khan, Kamehameha, Enrico Dandolo e Maria Teresa, è questo qua, e mi dà politica sociale gratuita, anche questo mi è utile. E il terzo bonus che ricevo è questo qui, ed è 500 punti verso la prossima età dell'oro, anche questo mi è, tutti quanti sono utili ovviamente. Ah, mi è iniziata l'età dell'oro, fra l'altro, perfetto. Adotto una politica sociale, posso adottare no, adotto questa, dai, perfetto. Faccio tutto quanto il razionalismo. E poi, se riesco a fare tre fabbrichette, posso, come già vi dicevo qualche capitolo fa, posso fare una ideologia che mi dà qualche altro bonus in più. Scegli la produzione. Faccio scuola pubblica, anzi no, torre di porcellana. Sì, perché sennò me la fregano, quindi la faccio subito. Scegli la produzione. Faccio scuola pubblica. Più uno di scienza ogni due cittadini nella città. Io qua ho 20 cittadini di... Ah cazzo, Monaco ha più cittadini di tutti. Quindi Monaco, Berlino, Amburgo e Colonia. Infatti vediamo 20, 17, 14 e 12. Quindi qua a Monaco, se faccio la scuola pubblica, a parte che la posso fare dappertutto la scuola pubblica, però mi dovrebbe dare un botto di scienza. Qui c'ho il secondo congresso mondiale, posso votare. E sono proposte che in questo caso non ho potuto fare io, ma hanno fatto solo i polacchi e gli austriaci. E le proposte sono o l'embargo alla Mongolia, cioè nessuno può più commerciare con la Mongolia, oppure gli scienziati ospiti. Io voto per gli scienziati ospiti, e anche se però è una cosa, è un'arma a doppio taglio, perché se io sono più avanti con la scienza, intanto confermo, se io sono più avanti con la scienza, c'è il rischio che mi prendano più velocemente le mie tecnologie, insomma. Qua, prossimo turno. Sì, lavoriamo insieme. Ok, perfetto. Mi ero spaventato un attimino, pensavo che si fossero incazzati. Invece no, mi vogliono bene. Allora va tutto come secondo i piani. E nuovo accordo di ricerca, perfetto. Fra chi? Fra la Polonia e gli Inca. Ok, perfetto. Vabbè, c'è problema. La Svezia ha denunciato gli Zulu. Tutti quanti denunciano gli Zulu, mi pare. Non... Dove sono gli Zulu? Zulu? Eccoli qua, sono un po' agli antipodi rispetto a me, ma non importa, va benissimo così. Sono state approvate, no, congresso mondiale, sono state approvate entrambe le proposte fatte, quindi la Mongolia è sotto embargo e sono stato votato anche gli accordi di ricerca. Perfetto. Passiamo il turno. Intanto qua sto facendo navigazione. Passiamo il turno e nulla, direi che... Ok, tu stai lì fermo, non ti muovere neanche di una virgola.
passiamo il turno e dopo questo turno vediamo un po' com'è la situazione e poi direi che possiamo anche salutarci e darci appuntamento a quello che sarà probabilmente l'ultimo capitolo di questa nostra campagnetta. Tu vuoi le gemme, mi dai un botto di robe, io quindi accetto. Dietro, ok, arrivederci, buonasera, è stato bello. Ha avuto successo, speriamo. Ah, ok, è stato contento perché ha votato gli austriaci, che sono questi qui. Sono Salisburgo e Vienna, che è di là. La offerta non sarà valida per... Gli austriaci sono contenti perché io ho votato la loro proposta che hanno fatto nel congresso mondiale. Vediamo se ci sono già le prossime... Congresso mondiale dal... Ok, qui... Ho finito il Taj Mahal, che bello. Dal benvenuto alle città-stato. Ok, questo potrebbe essere una bella... un problema. Un problema perché le città-stato io attualmente non ne ho incontrate neanche una. Non è che le vedo le città-stato, vedo qualche città-stato. Non vedo nessuna città-stato. E questo potrebbe essere un po' un problema, perché se qualcuno comincia ad ottenere troppi delegati, allora è più probabile che in futuro diventi il leader mondiale, perché può votare se stesso più volte, insomma. Io invece attualmente ho solo due delegati e la Polonia ne ha tre, però Maria Teresa ne ha quattro. È un po' un problema questa cosa qui. È veramente un po' un problema. Scegli la produzione. Scuola pubblica assegna delegati. E scelta dell'ospite. Non lo so. Qualcuno di figo come i tedeschi? No, non ce n'è. Conferma delegati, sì. Non si può chiedere tipo a qualche fazione che mi vuole abbastanza bene, tipo Pakal. Ma Lopkin. Richiesta. No. Discussione tipo chiedergli se possono votare me come delegato, come paese ospitante del congresso mondiale. Non si può fare. No. Commercio. Fai la pace. No, non si può richiedere. Forse gli devo mandare le spie, non lo so. Ah, ma ce le ho già mandate le spie. No, non vedo nulla. Perché se diventassi, cosa molto improbabile, il paese ospitante del congresso pubblico, del congresso mondiale, cioè, e avrei qualche delegato in più e quindi sarei un po', potrei far valere un po' di più le mie proposte e quindi potrei magari ambire alla vittoria diplomatica. Però tutto quello che sarà nel prossimo capitolo, perché direi di concludere qui questo nostro videozzo qui. Io vi ringrazio di tutto, vi ricordo di mettere tantissimi e tantissimi mi piace, oppure mettete tantissimi non mi piace, e noi ci vediamo al prossimo capitoluzzo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo videozzo qui, mettete un bel mi piace anche alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Google+. E se avete tempo, mettete anche un bel mi piace alla mia pagina Twitter, però...